ci spostiamo a Udine, Udinese Fiorentina con Giuseppe Bisantis. Squadre appaiate in classifica, 25 punti, così come Benevento e Spezia, con lo Spezia che ha però giocato ieri. Stesso cammino, 6 vittorie, 7 pareggi, 10 sconfitte, stessi gol fatti, 25 a testa, solo che l'Udinese ne ha subiti 2 di meno, 33 contro i 35 della Fiorentina. Insomma, squadre che provano a tenere a distanza il terz'ultimo posto, adesso a più 10, dove gioca il Cagliari del neo allenatore Leonardo Semplici, però insomma le ambizioni di Udinese e soprattutto Fiorentina dovrebbero essere altre rispetto a una tranquilla salvezza. Andiamo con le formazioni, ricordando che a Udine è un bel pomeriggio quasi di primavera, la temperatura è sui 12 gradi, non c'è più il vento di ieri, c'è il sole, terreno di gioco tutto sommato in condizioni accettabili. Qui è quasi il 16° minuto, è sempre 0-0 il punteggio, diciamo che il taccuino rimane vuoto, quindi occupiamo il nostro spazio a disposizione per ricordare l'iniziativa di questo pomeriggio allo stadio Friuli, uno stadio innovativo sotto questo punto di vista, nel tentativo di riportare al più presto la gente allo stadio. Oggi tutti noi che siamo ammessi qui al Friuli, giornalisti e addetti ai lavori, siamo stati dotati di un dispositivo al collo che controlla il distanziamento sociale tra una persona e l'altra. Adesso vediamo che molti addetti sono qui in tribuna stampa a controllare che tutto venga rispettato. Ci sentiamo un po' osservati, però sono tutte iniziative importanti, perché ormai è quasi un anno che si gioca senza pubblico e sinceramente non se ne può più. E qui le squadre stanno raggiungendo gli spogliatoi dopo un minuto e mezzo di recupero. 0-0 nella finale, però le prime conclusioni della Fiorentina al 44esimo, un pallone perso sulla tre quarti dall'Udinese, una conclusione da lontano con una palla che è terminata di poco alto sopra traversa, più insidiosa quella di quarta al 45esimo, il difensore argentino ha calciato da oltre 30 metri, deviazione di un difensore dell'Udinese, palla che si è impennata, stava per insaccarsi sotto la traversa, riflesso di Musso che ha deviato in angolo il calcio d'angolo con il quale abbiamo aperto questo collegamento con la difesa friulana che ha avuto la meglio sugli avanti viola. Fine primo tempo al Friuli, Udinese 0, Fiorentina 0, andiamo a Crotone. Decimo minuto, 0-0, Udinese in avanti nell'area di rigore della Fiorentina, palla per Nesto Roschi, palla all'indietro, va a vuoto un giocatore, si coordina per la conclusione, destro, palla che termina al lato Molina, controllo dell'argentino di sinistro, tiro di destro potentissimo, ma forse avrebbe potuto mirare meglio visto che la porta da lì si vedeva, palla che è terminata al lato non di molto, ma almeno questa è un'occasione che segnaliamo, la prima del secondo tempo, la seconda complessiva per l'Udinese, azione di Nestorowski, palla lì indietro, Molina da ottima posizione, controllo e tiro potente ma fuori dai pali della porta di Drongoski, poteva sicuramente fare meglio l'esterno destro argentino Nahuel Molina. C'è però uno spunto di Ribéry che mette il pallone per Vlahovic, area di rigore, Vlahovic, la conclusione, la respinta di Musso, ancora Fiorentina in area di rigore, palla che resta lì e poi la va a spazzare via Wallace, occasione limpidissima, forse la migliore di tutta la partita, 40esimo quasi, e l'Udinese in vantaggio, Nestorowski di testa al 40esimo minuto, si sblocca la partita del Friuli, Udinese 1 Fiorentina 0, Nestorowski, Crotone. Sentiamo le novità da Udine. E ci sono, come se ci sono le novità, perché l'Udinese ha sbloccato una partita che appariva bloccata proprio nel finale, perché qui siamo al 41esimo, gol di testa di Nestorowski, ancora bisogna riprendere il gioco, c'è stata un'azione sulla destra da parte dell'Udinese con un cross teso dentro l'area piccola dove Nestorowski di testa è andato ad appoggiare e Drongoski non ha neanche accennato alla parata, palla in porta, grande esultanza, il pallone che viene messo a terra, battuto il calcio di punizione per Arslan, tacco di Arslan ancora per Braff che va via a Borca Valero, Braff entra in area di rigore dalla sinistra, tiene palla, si farà farfallo ma farà scorrere il cronometro, 94esimo che scade in questo momento, triplice fischio, l'Udinese batte la Fiorentina per una rete a zero, gol di Nestorowski all'85esimo. I 3 punti anche per l'Udinese ai danni della Fiorentina, Giuseppe Bisantis. E sono 3 punti importantissimi contro una squadra, la Fiorentina, che aveva gli stessi punti dell'Udinese, le stesse vittorie, gli stessi pareggi, le stesse sconfitte. 25 punti, bisognava allontanarsi da quel terz'ultimo posto, soprattutto dopo la vittoria delle Cagliari a Crotone, partita bloccata, forse qualcosa di più ha fatto la Fiorentina, ma più lucida. L'Udinese nelle ripartenze, specie nel secondo tempo, meglio dopo i cambi, Arslan e Braff entrati in campo al posto di Makengo e Llorente,
l'azione decisiva a 5 minuti dal 90esimo, 85esimo sbaglia Milenkovic, un disimpegno, De Paul crossa dalla destra, il colpo di testa vincente di Ilia Nestorovski che regala 3 punti di platino all'Udinese. Grazie a Daniel Apostu per l'assistenza tecnica e la finale dalla Dacia Arena, Stadio Friuli, Udinese 1, Fiorentina 0.